said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. But you're out. Tell me who won't. Le mie sicurezze, poi si innescano pensieri che non fanno andare fuori. Mi vedo sempre sola, mi sento un nodo in gola, ma poi spengo ogni rumore, ascolto in fondo al cuore e lascio che a guidarmi sia la voglia di donarmi. Scopro che non sono sola, il mio momento è ora per credere che il bene si raggiunge solo insieme. Oh,
persone. Oggi un popolo che viene a festeggiare il movimento diocesano. Che emozione! Beh, anzitutto c'è una gratitudine per Dio che ha dato la possibilità che potesse nascere anche a Teramo il movimento diocesano. Già era nato ad Ascoli 2 anni prima e noi, mi ricordo benissimo, abbiamo pregato durante una santa messa e abbiamo messo sulla patena tutti i nomi di quelli che venivano al campo scuola. Poi siamo venuti al campo scuola e al terzo giorno i giovani di Tossicia, adesso li vedo qui, li rivedo dopo tanto tempo, sono andati davanti a Gesù Eucaristia, soprattutto la parte femminile, hanno detto che erano disposti a dare la vita perché questa realtà potesse arrivare a tutti i giovani della diocesi, perché il vescovo Abele Conigli aveva detto che si aspettava da noi che i giovani potessero, i nostri giovani potessero diventare gli incendiari di tutti i giovani della diocesi. Eccellenza, 40 anni fa un piccolo gruppo di 40 giovani, oggi, come dicevo a Don Giovanni, un popolo che festeggia il movimento diocesano. Allora qualcosa di forte, un messaggio forte, evidentemente in questi anni è stato seminato a tante persone, a tanti ragazzi, a tanti giovani, a tanti adulti. Le emozioni di questo momento? Ma è certo, è come se dalla memoria viva dentro di noi riescono i volti, no? Ma questo è dovuto tutto a due realtà, al carisma di Chiara Lubich, che prima di tutto ha rinnovato la nostra vita, la mia come quella di altri sacerdoti, no? Ecco, e poi al Vangelo, sì, perché il carisma di Chiara Lubich ci ha ricollocato nel Vangelo. E quando si semina il Vangelo con la nostra povertà, perché il Vangelo è una parola efficace di per sé, non è che gliela diamo noi l'efficacia, e allora succede che nasce un popolo, perciò non è strano, è bello vedere che succede tutto lì. Quanto ha influito la spiritualità del carisma di Chiara, del movimento dei focolari, nella scelta sacerdotale? Beh, per noi sacerdoti, io ero seminarista quando ho conosciuto il movimento, ho conosciuto Chiara. Se devo dire la verità, il movimento mi ha salvato la vocazione e la fede. Lo dico questo proprio di cuore, perché noi cercavamo con tutta profondità, cercavamo Dio, cercavamo anche un'esperienza profonda di Chiesa dopo il Concilio Vaticano II, cercavamo anche questi ideali che la gioventù cercava e che ha trovato in altre direzioni, però noi cercavamo anche. E in quel momento trovare per esempio la certezza che Dio è amore, che Lui non ci lascia mai di amare, e che trovare anche la possibilità del rapporto vero con gli altri e che si poteva stabilire questo rapporto con tutti, questa cosa era meravigliosa, e questo l'abbiamo trovato in questa luce del movimento. Pagine.
questa vita.